E Bodrusile, bentornati in questo video. Vi invito subito a lasciare un bel pollicino in su per il supporto, perché dovremo affrontare delle sfide davvero assurde per trovare il leggendario tesoro di Atlantide. Quindi mi aiuterete in questa avventura, vediamo insieme. Niente, prima cassa vuota, bellissima. Seconda, il libro di Atlantide, stella del Nether, una palla di neve, ok. The Atlantis Guide, ok. Leggo un attimo questi libri e ne riparliamo fra 5 anni. Ok, praticamente parla del leggendario tesoro di Atlantide. Noi dovremo collezionare delle perle, trovare i vari tesori che ci saranno, che ci porteranno a delle battaglie. E no, di questo non si era parlato, non pensavo ci fossero le cose casto. No, raga, la spada di Atlantide. Vabbè, è una spada di pietra, però è figa. Ok, dovremo collezionare e costruire la nostra base epica di Atlantide. Cose belle, belle, belle. Dove siamo? Siamo su una nave? No, ma siamo sott'acqua. Teoricamente questo è sott'acqua. Ah, ok. Praticamente noi viviamo sott'acqua, da quel che mi stai dicendo. Vabbè, mettiamo le armature leggendarie e procediamo. Ragazzi, dovremo affrontare delle battaglie, quindi ci dice di attrezzarci bene bene, di esplorare bene bene e non trovare niente. Non gli lascio niente in questa nave. Ma forse è la mia nave. Vabbè, sto rubando nella mia nave, quindi armeria, E che cos'è? E che cos'è? Sì, la spada di ferro, ragazzi. E che fai, non te la prendi? Vabbè, io, ragazzi, inutile che vi dico, mi prendo tutto e ci portiamo via tutto. Tanto non è vietato, no? Non c'è mica scritto non rubare niente dalla propria nave. Ok, direi che siamo belli che attrezzati. Continuiamo ad esplorare e a trovare le cose che potrebbero servirci. Direi la spada di non utilizzarla adesso. Io rubo anche questo che potrebbe servirci. Ci prendiamo anche il caschetto che si sa mai ci potrebbe servire. Perfetto, ragazzi, abbiamo rubato tutto praticamente. I piedini ci mancavano. Oh, guarda un po', ci mancavano lì. No, a lui, a me. Ok, il resto ce lo prendiamo tutto. Ok, perfetto, abbiamo svuotato l'armeria. Direi che siamo già belli che attrezzati per affrontare questa avventura e continuiamo ad esplorare noi. Ragazzi, ho sentito un suono. Chi è? Oddio! Ma cosa ci fanno nella mia nave? Ma già iniziamo così, mannaggia. Raga, cosa ci faceva un creeper nella mia nave? Che non so neanche se è la mia nave, ma... Ok, c'è... Chi è questo? C'è uno qua dietro. Ma chi sei? Sei alleato? Raga, ma ci sta Mago Merlino qui! Porca vacca! Aia! Ah no, mi sa che è già iniziata l'avventura così, di brutto proprio. Cioè, neanche il tempo di guardarmi in giro, proprio iniziamo così. Va bene, ce la giochiamo cattivi. Ciao nonno! Sembra mio nonno questo. Ma non è cattivo. Diglielo che non sei cattivo. Ma non mi picchiano, raga. Io non capisco chi cavolo siano questi. Ma sono dei villager, chi sono? Non mi attaccano. Ciao. Ok, ragazzuoli, perfetto. Altra cesta, altra corsa. Ho trovato un elmetto che ci mettiamo subito. Allora, queste qua che vedete, ragazzi, sono le perle. Queste perle le dobbiamo collezionare perché ci serviranno più avanti per fare qualcosa che non ho ancora capito. Però tranquilli che troveremo un utilizzo. Ok, io direi di scendere qua sotto, anche se non mi fido tanto di questi posti bui. E andiamo a recuperare quello che c'è da prendere. Prima di abbandonare definitivamente la nave. Raga, ma che cavolo è quello? No! No! No, 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 no. E che cosa? È un granchio! Ma mi attacca? No, raga, io c'ho paura, Zio! Porca vacca, mi sta attaccando! No! Che cosa vuole? Ma raga, ma è un... Che cos'è? Ma non ho capito se sei... Aio! No, 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 no! No, 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 via, 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 via! È nemico, è un granchio gigante! Ammazziamolo! Ok, ok. Ok. No, raga, che figata è. Ci sono pure i mob customizzati per l'avventura. Quello era un granchio enorme. Mi dava un mozzico, mi staccava tutto. Perfetto, ragazzi, io direi di seguire il sentiero che sicuramente ci porterà da qualche parte. Anche se sto vedendo una struttura. Ok, c'è una casa e una casa. Chest of Poseidon. La cesta di Poseidone. Ho trovato la cesta di Poseidone, raga. E quindi... Ok, ho trovato la cesta di Poseidone. E c'è una casa.
cos'è? Cos'è questa, questa casa? Cosa ci fa? Oh, mi era una rana, mannaggia lei. Raga, ma lì ci sta un tridente gigante. Come buoni minecraftiani, ragazzi, recuperiamo la legna e ci facciamo un bel letto che ci servirà sicuramente per far qualcosa. Almeno dormiamo perché la notte è brutta. E che cos'è quello? Ragazzi, la prima notte passata sto vedendo attraverso le piante un altro animale strano che adesso andiamo sicuramente a vedere perché io sono curioso. Il letto però io me lo porterei dietro. E ce l'ho. Perché fa paurissima vederselo davanti questo cosa. Ve lo assicuro. Ok, intanto andiamo ad esplorare la casa che c'era scritto Poseidon. Quindi dovrebbe essere qualcosa che c'entra con Poseidone. Insomma, qualcosa del genere. Anche perché vedo delle striature, delle cose. Fermi tutti. Posiziona 4 perle in questo hopper per sbloccare il tesoro. 1, 2, 3, 4. Il tesoro è stato sbloccato. Emma? Emma. Quindi? E grazie al pesce! Mi ha inculato tutte le... Ah! Ah! Raga! Ragazzi, si è aperta una porta qui. Emma? Ok, c'è una sorta di casa che possiamo utilizzare. Una spada di diamante, oh sì, che bello. Tridente, no, raga, abbia sbloccato il tridente. Subito, lo prendo subito. Vabbè, bussola non mi servirà mai, questo non mi servirà mai. I tridenti li prendiamo. Ok, ragazzi, ho trovato il tridente di Poseidone. Ma non posso lanciarlo perché altrimenti lo perdiamo. Cibo, cibo. Il cibo, ragazzi, è assolutissimamente ben accetto, perfetto. E il tesoro quale sarà però? Perché c'era scritto che abbiamo sbloccato il tesoro. Ma me la dai già così? A random, full. Cioè, ragazzi, se già adesso mi dà l'armatura di diamante, potrebbe essere molto pericolosa questa avventura. Io ve lo dico. Perché se adesso mi dà tutti questi diamanti, vuol dire che le sfide saranno davvero difficili. Cioè, non sono pizze fiche, mi sa. Mi sa che sono davvero complicate da affrontare, ok? Ok, ragazzi, buono. Abbiamo già trovato uno dei tesori. Abbiamo dato 4 perle per aprire, però è stato... Ne valsa la pena. Cioè, a mio parere, ragazzi, ne valsa la pena. Fatemi sapere cosa ne pensate. Noi siamo arrivati da quella nave, abbiamo appena affrontato il primo tesoro, ma come vedete ci sono tantissime cose da esplorare e non vedo tra l'altro l'ora di esplorarle. Fatemi sapere cosa ne pensate e fatemi sapere se vi piace questa serie, se continuarla appunto a portarla avanti. Abbiamo già trovato il primo tesoro di Poseidone, è stato davvero ben accetto e siamo già full diamond. Questa cosa da un lato un po' mi fa paura perché vuol dire che le sfide che dovremo affrontare saranno davvero difficili. Detto ciò, vi invito a lasciare un bel pollice in su per il supporto, un bel commentino con scritto hashtag Atlantide, che dire, noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao!